La scelta del titolo. Sì. Si parla troppo del silenzio. In realtà, che rumore fa il silenzio? Ma il ruolo. Il silenzio, come sappiamo, è una delle componenti icone sia dell'opera di Hopper che di quella di Carver. In realtà, quando si parla loro, poi si parla appunto del silenzio. Se parla troppo di silenzio, è una battuta che fece realmente durante un'intervista Jo Hopper, la moglie di Hopper, appunto perché non ne poteva più che si parlasse sempre di ciò di cui poi non si può parlare. Per Carver, qual è il legame che li unisce? Il legame è geografico, gli Stati Uniti, il legame è storico, la prima metà del secolo scorso, e il legame è anche sociologico, affettivo, nel senso che entrambi per la prima volta si trovavano ad affrontare un universo composto essenzialmente di merci. Le stesse merci con un forte carico affettivo e quindi con una vera e propria rivoluzione nel modo di intendere il rapporto con gli oggetti, ma anche il rapporto mediante gli oggetti tra le persone. L'obiettivo finale che lei si è posto nel vedersi davanti la pagina bianca e iniziare a scrivere, qual è stato? A meno che non si voglia fare una fredda analisi di un'opera d'arte, ma allora questo concerne più che altro un critico e non uno scrittore, credo che per capire le motivazioni che stanno dietro delle scelte artistiche si debba capire gli stessi artisti e quindi la loro vita, la loro biografia e che cosa li ha spinti a esprimersi in un modo piuttosto che in un altro e quindi che cosa poi attraverso la loro arte cercavano. Hopper chi sarebbe stato se non avesse avuto dietro le spalle sua moglie? Ma sono quei casi di gemelli siamesi artistici in cui è veramente difficile provare a scindere le due entità, che molto spesso è impossibile. Hopper era una persona talmente chiusa, riservata, scorbutica, che tutta quella parte che è sempre più fondamentale poi dell'arte, che è quella della public relation, veniva completamente supplita dalla moglie, che era anche la sua fonte di ispirazione, quindi credo che siano stati e siano inseparabili. Il suo stile artistico, come lo definirebbe? Se dovesse usare, non so, tre parole, tre aggettivi. Hopper, ne uso due che erano quelle che usava lui, che era impressionismo modificato. Questo modificato è molto ambiguo come termine, l'impressionismo si rifà a un movimento storico ben noto e fondamentale per l'arte del secolo scorso e in quella modificazione poi ci sta tutta l'arte, la magia di Hopper. Possibile trovare qualcosa che unisca Hopper a Jacques Vetriano? No, hai appena accennato a un artista che comunque mi interessa. Devo veramente fare i salti mortali per accostarli profondamente, cioè in senso poetico. Penso che sul piano della poesia siano veramente profondamente divergenti. In qualche modo Hopper cercava un'essenza delle cose, mentre altrove si tratta semplicemente di Una ricerca estetica, forse una. sì, di una rappresentazione del reale che Hopper viveva in chiave molto più
più intima, personale.